Siamo dai Silvano dalla provincia di Bergamo. Incredibile, pronto, sei incredibile. Pronto, buonasera, sono Silvano il camionista. Vai Silvano, vai avanti. Allora io tutto. Volevo dire a quel testicolo di Paco, perché se dico che è un coglione si offende. No, per carità, Paco combatte, lotta insieme a io noi. Io sono 45 anni che giro tutta l'Europa con il camion e giusto, sai quanti panini mi sono mangiato e ringraziare Dio quando c'ho il panino. Giusto, si protestava perché mangia dentro la macchina il panino, diglielo. 5 notti alla settimana. D'inverno al freddo e d'estate al caldo. Ha ragione. Avere delle condizioni di lavoro accettabili è una cosa che dovrebbe auspicare anche lui. No, è italiano. È italiano, sciocco di uno sciocco. È un italiano, è un lavoratore italiano che garantisce con la sua fabbrica che tu ti possa pulire il culo. Lui producendo le cose che fa ti garantisce. Io non voglio parlare con i comunisti. Ignorante, che non sei altro che un ignorante. Ignorante. Che veniamo anche a cercare te qualche giorno, non preoccuparti. Ma cosa vai a cercare? Che non sai neanche, Siena, che non Roma, sai neanche Padova, trovare. Non ti preoccupare, che se vogliamo trovarti, ti troviamo. Ma se vogliamo, chi? Se vogliamo, devi startene chiuso in casa. Guarda, non devi rompere i coglioni. Questa è l'unica Paco fortuna della situazione. E Parenzo insieme da poter dire: Paco, tu lo devi ringraziare perché è un operaio che va tutti i giorni a lavorare e produce beni di prima necessità. Che usi anche tu. Ma non sei l'unico eroe. Tutte le volte telefoni per dire che sono 45 anni che lavori, non rompere i coglioni, come tutti, lavori come tutti, stai zitto, ogni volta telefoni per dire, ma sono 45 anni che non lavoro, ma ti rendi conto, e perché ti dà spazio quello lì, quello lì che sta a Milano, quel ricco miliardario dietro il microfono, quel Cruciani lì, che si diverte a darti la voce, a darti la possibilità di... Questa è la gente, questo è uno che tutte le volte chiama, no stai zitto, tutte le volte questo chiama e dice, sono 45 anni che lavoro, lo sappiamo. Lo sappiamo, non ci sono sorelle. Lo sappiamo, lo sappiamo che vuoi, ogni volta parenti, questo parla, qualunque cosa accada, questo chiama e dice: qualunque cosa accada, arrivano gli immigrati, c'è il coronavirus, c'è la porcaccia della puttana, qualunque cosa accada, lui dice: oh, Giuseppe, sono 45 anni che lavoro. Lo sappiamo. Ma è giusto, come tutti, lavori come tutti, non rompere i coglioni. Ogni volta che accade una cosa, questo chiama per dire che sono 45 anni. A parte che io ho 10 anni che sono qua. Saranno allora 55 anni semmai, perché io è 45 e sono 10 anni che faccio la radio. Se tu ogni anno chiami io e dici che sono 45 anni che lavoro, adesso aumentiamo ancora. Dovevi restare in Inghilterra, e ringrazio secondo me. Dio un posto che mi dà meraviglioso. Ancora dovevi di lavorare e pagare le tasse devi in avere, questo paese. Devi avere, grazie, mi sei venuto devi in Italia. Avere rispetto ringrazio. Per Silvano che si rompe la schiena da anni. Su ogni cosa che succede chiama e dice sono 45 anni che ma certo che paghi, ma non è una cosa straordinaria, diglielo quel pidocchio. Ma certo che le paghi, ma ci mancherebbe certo. Altro, ma vergognati, ma ovvio, sì. Ma gli devi inventare? Pagare le tasse per bravo, avere, fai per il avere tuo dovere. Stato come ce l'abbiamo noi e gente ma che viene magari... qua. Ma che stato hai che tutti vengono curati qui? Tutti sono curati in Italia. Che dici? Ma chi sciopero? Ma non è gente, è un lavoratore sciocco di uno sciocco che non sei altro. È un operaio, porta rispetto. Solo questo qua lavora. Solo questo lavora. Allora, Silvano, come stai vivendo? Ogni volta che chiama sono sempre 45 anni che lavori. Tra 10 anni che saremo ancora qui a fare la zanzara. Cruciani col catetere, io con la barba bianca, chiamerà sto stronzo per dire: sono 45 anni che lavoro. Quando sento che hanno dato 50 milioni di euro ai tunisini mi viene da vomitare, perché è il mio sudore, hanno dato il mio sudore ai tunisini. Cruciani. Ma quale è il tuo quale sudore? Industria tunisina? Dove questa sono le industrie in Tunisia? Dove sono? Questa è l'informazione firmato Cruciani. No, io ho riportato una notizia dell'ambasciata ufficiale dell'ambasciata italiana a Tunisi. Le mitragliatrici, i pick up per andare in giro a uccidere la gente. Beh, adesso questo non credo. Perché ci sono delle loro imprese tunisine. Loro comprano i pick up e le mitragliatrici con i nostri 50 milioni di euro, con il mio sudore. Io voglio dire una cosa. Perché sono ripetimelo un po', quanti anni è che lavori tu che non ho capito ancora? Sembra sono 50 che lavori in Italia. Quanti anni ho 64 sono? Anni, ho cominciato 14. Erano 45 fino a ieri. Erano 45 fino a ieri. 45 da 50 camionista adesso. E 5 anni da meccanico. Coglione. Sono 50 anni che lavori. Tu devi lavorare, devi domani, vivere 10.000 anni per lavorare. Perché quel ti stanno sui coglioni i comunisti? Non capisco perché ti stanno sui coglioni i comunisti. Come fanno a non starci sui coglioni? Vedi come ragionano. Vedi come ragionano. Ma come fai a dire... Cioè non puoi neanche intraprendere un discorso con questa gente, hanno sempre ragione loro. Ma tu sei incazzato anche tu col governo? Io sono incazzato anche col governo, vorrei vedere che faccia qualcosa per...
non per me, che forse io non mi posso neanche lamentare, però ci saranno delle categorie, gente, non c'è dubbio, famiglia, non c'è dubbio, figli, non c'è dubbio, che avranno più bisogno di me. Io non dico per me. Vabbè, comunque io tu sono 45 anni che lavori. Ma perché non può lavorare da 45 anni? Qual è il problema? No, 50 anni, ogni cosa che accade. Ah, 45 anni da camionista. E 5 anni in officina, sono 50 anni che lavoro. Ma perché ti dà fastidio la gente che lavora? A me dà fastidio che lui, ogni cosa che accade da 10 anni a questa parte, in questa stracazzo di trasmissione, questo chiama e tu lo tratti come un capo di Stato e poco male. E dice: sono 50 anni, 45 anni che lavoro. La tua presenza. 10 anni. Comunque. Comunque vi dico una cosa, l'ultima cosa e poi vado a mangiare la faccia di Parenzo. Dimmi Silvano. Sì, allora, cosa mangi noi dobbiamo stasera? Sempre ricordarci e tenere conto cosa che al Vaticano ci sono tonnellate di oro. Quello è vero. E possiamo andarcele a prendere. Lasciamole come ultima. Vorresti fare l'assalto al Vaticano? Lasciamole come ultima opzione. Beh, quello però, devo dire la verità. Ricordiamoci che abbiamo tonnellate di oro. Uno da una radio nazionale dice diamo l'assalto al Vaticano e quell'altro dice e adesso dirà grazie per aver chiamato. Senti, guarda adesso, grazie però, per aver chiamato. Uno dice diamo l'assalto al Vaticano. Io ho detto solamente... No, ma infatti io ti dico vai a fare in culo. Ma Cruciani dirà grazie per aver chiamato. Imbecille. Però scusami, Silvano. Va bene, arrivederci, grazie. Sentiamo Marco da Milano. Sta dicendo una cosa, che quando è guerra è guerra, così diceva una volta. Abbiamo l'oro, non teniamo a fare l'oro? Uno dice quando è guerra è guerra. Ma a un certo punto abbiamo? Quando siamo dobbiamo morire di fame, diamo l'assalto, andiamo a prendere l'oro prima, grazie Silvano, lo ringrazio. Ciao Silvano, grazie. Ciao, grazie, vai a fare in culo. Ma vai a quel paese, Adriano, vai a fare in culo tutti i comunisti d'Italia. Adriano dalla provincia di Verbania. Adriano, grazie. Uno ha appena detto assalto al Vaticano, l'altro grazie di aver chiamato. Ma ti rendi conto? Adriano, è un delirio.